la preparazione, se state sia per quanto riguarda il lavoro fisico che la tattica, se state facendo qualcosa di particolare anche nel pomeriggio, qualche schema, qualche... Sì, stiamo facendo i soliti lavori, cercando di consolidare alcuni movimenti, specialmente nella linea, nella fase difensiva. E portiamo avanti tutte le fasi. Oggi abbiamo fatto anche un po' di didattica centrocampisti e attaccanti. No, il lavoro sta fluendo bene, la cosa più importante in questo momento, anche perché questa è la settimana di carico maggiore, che per adesso non ci sono state complicazioni. Sono sempre un periodo delicato, no? dove ci possono essere qualche defezione, qualche infortunio. Per adesso è andato tutto bene e quindi stiamo lavorando con grande intensità. Mister, è già possibile dare un valore a questa squadra? Ah, guarda, il valore in questo momento è dato dal fatto che c'è un gruppo che sta seguendo con grande attenzione, con grande voglia di andarsi a conquistare ancora qualcosa di importante attraverso il lavoro, attraverso il campo, attraverso la crescita. Quindi credo che in questo momento questo rappresenta il valore maggiore, perché poi, come vi ho sempre detto, no, nel calcio i nomi e tante altre cose contano, sono importanti, ma anche relativamente, perché poi alla fine, se non c'è quella compattezza, quella chimica di squadra, quella voglia di sacrificarsi, di lavorare con grande impegno per migliorarsi, poi tutto si manifesta. Qui per tornare al mondo, insomma, non collegare a questa storia dei moduli, qui ne prepara più di uno oppure il 4-3, quel... No, io credo che in questo momento, per le nostre caratteristiche, possiamo esprimere un 4-3-3, perché credo che sia l'atteggiamento che ci dà maggiore equilibrio e anche quello che sviluppa al meglio le nostre qualità, le nostre caratteristiche. Non vi nascondo che poi, appena ci saranno delle situazioni consolidate, può darsi che qualche volta, ma più per situazioni dettate dal punto di vista tattico, si possa anche lavorare con un difensore in più, quindi magari un 5-3-2, ma solo in situazioni che, ripeto, possono verificarsi durante la partita o momenti in cui magari per caratteristiche vai a giocare con una squadra di necessità. Questo perché a volte può capitare di dover lavorare con un centrale difensivo in più, e quindi solo per capire e sapere come dobbiamo muoverci, come dobbiamo lavorare. Come dire una cosa, lei in genere, a prescindere dal giardino dei giocatori, ritiene più adatto, perché che protegge più la difesa, che adatto un 4-3 che sia più, diciamo, di carattere difensivo, un 4-3 oppure un 3-5-2? No, io guardi, ora il 3-5-2 è tornato molto di moda, perché chiaramente la Juventus, come sempre, no, ha fatto veramente un calcio importante, facendo un vero 3-5-2, cioè, perché tanti si nascondono dietro il 3-5-2, poi in realtà è un 5-3, a volte anche un 5-4-1, no? E quindi io, è chiaro che dipende cosa tu vuoi dalla partita, dove vuoi difendere, dove vuoi attaccare, quindi la Juventus sfrutta questo qui per avere semplicemente un uomo
occupare i quattro difensori in attacco e poter sfruttare al meglio l'inserimento delle mezzali come Vidal e Marchisio, però è assolutamente un sistema di gioco molto offensivo quello che sviluppa la Juventus. No, noi dobbiamo partire da questo, perché secondo me è un sistema di gioco che ti dà copertura del campo, ti dà equilibrio, ma principalmente quello che vi ho detto prima è avere la possibilità di sfruttare al meglio le caratteristiche dei propri giocatori. Si riesce a 4-3-3? Sì. Mister, ci sarà l'Avellino nel Memorial, nel Trofeo Guglielmo Maio, poi chiaramente una competizione ufficiale l'11. Quanto le interessa fare bene anche in Coppa? Quanto crede a questa competizione? Quanto darà il Lanciano? No, tantissimo, perché noi non possiamo permetterci mai di affrontare in maniera non importante una partita, perché comunque devi costruire, quando devi costruire non puoi regalare niente, nemmeno le amichevoli. Quindi noi piano piano, è chiaro che adesso per dire affronteremo il 30 un'altra amichevole dove magari saremo carichi di lavoro, però poi ci si avvicina alle partite che contano, c'è poco tempo, perché non c'è molto tempo. Io voglio ricordare che comunque questa squadra è stata tanto ferma, cioè ci sono tanti giocatori che sono stati molti mesi fermi, no? Quindi ripeto, non possiamo assolutamente permetterci di dire, o comunque io non sono di quelli che dice no vabbè, ma tanto è la Coppa Italia. La Coppa Italia è una competizione importante che noi dobbiamo affrontare con grande determinazione, con grande, come se fosse una partita di campionato. E ecco, magari lì in quel momento posso più essere, dare un valore più importante alla prestazione rispetto al risultato, questo sicuramente, però non puoi prescindere dal fatto di fare una prestazione importante, di cogliere una prestazione importante dove ci sia compattezza, dove ci sia spirito di gruppo, di sacrificio, una squadra corta. Poi magari leggi 50-60 minuti, però quei 50-60 minuti non si è fatti bene. Mister, ha già un'idea un po' della squadra, non per fare nomi, però diciamo che titolare ti serve a una sua ossatura già ben definita in mente? Io sì, ho una. Cioè, in questo momento io sto anch'io valutando e scoprendo i giocatori, perché li conoscevo chiaramente, quelli che hanno già fatto il campionato. Ho visto partite in televisione, insomma, ho visto, vi ho detto, no? Quasi tutte le partite, però gli allenamenti mi danno la possibilità di cogliere i particolari, di entrare un pochino più dentro alle caratteristiche del calciatore. Quindi piano piano anch'io mi sto facendo un'idea sulle caratteristiche, su quello che poi dovrà fare questa squadra. Se io le dicessi, così secondo me, lasciamo fare il ruolo del portiere, non anche abbastanza, un altro discorso, ma se dicessi che il Lanciano adesso potrebbe aver bisogno di almeno altri due difensori, un terzino destro, un centrale, un centrocampista, un attaccante, per il suo bilancio, oppure. No, ma no, io non voglio ora stare qui a parlare, perché mi sembra non rispettoso dei ragazzi che stanno lavorando ora in questo momento con me. Però credetemi, la società, il direttore sa benissimo cosa serve, ma principalmente per fare un organico dove, come ho detto prima, essere gruppo vuol dire anche rispettare la concorrenza, anzi spesso è la concorrenza che alimenta ancora di più il gruppo stesso, quindi non bisogna. Noi per adesso pensiamo veramente a lavorare in maniera forte con questi ragazzi e poi vediamo quello che si riserverà questo
mercato che comunque sapete che ancora c'è ancora molto tempo. Mister, il rapporto con la Juventus è rimasto un filo diretto, nel senso che il suo lavoro che sta facendo qua è seguito con particolare attenzione anche a Torino. Ah, io alla Juventus ci sono persone che come mi hanno portato lì, mi stimavano, mi stimano, però ecco, io ho sempre detto no, ma bisogna distinguere il fatto che io ora sono qua e lavorare per il Lanciano. Poi a me in questo momento l'unica cosa che conta è questa società e questa squadra. Dai, allora come va con l'altro posto? L'ambiente, i nuovi compagni? No, bene. Sono arrivato una settimana fa e mi trovo già subito benissimo. Il lavoro è duro ovviamente, sono anche io, però con i compagni già il clima è stupendo. Poi ci stiamo imparando a conoscere meglio anche in campo, fuori dal campo. E niente, per ora va tutto benissimo. I compagni di reparto in mezzo? No, ho visto che ovviamente cioè, sono gente di grande esperienza e alcuni più giovani. Comunque è una squadra che secondo me può fare benissimo anche quest'anno, riconfermare l'anno precedente. Diciamo il nostro obiettivo è quello di fare una bella annata e credo che ci sono tutti i presupposti per farlo. A centrocampo proprio specificamente, se vuoi una risposta, mi piace molto il mio reparto. Anche i miei compagni, poi sono tutti disponibili a aiutarsi l'uno con l'altro. Tu nasci più come mezzala, essere mezzala oppure come genere più avanzato? Io sono stato fino alla primavera del Milan, mediano. Mediano? Sì. Poi ho iniziato a giocare mezzala 2 anni fa e ora diciamo che giochiamo meglio. Sì. Sei più interditore, come ti senti? No, diciamo che sì, esatto, le mie caratteristiche sono più quelle di attaccare, buttarmi in spazio piuttosto che interditore. Quindi insomma l'ideale per un 4-3-3? Sì, sì, sì. A destra, a sinistra, non fa differenza? No, guarda, ho giocato tutte e due cose. Quindi invertito, come dice adesso. Sì, sì. Quindi su Baroni? Non so, sembra tutto il male possibile. Tutto il male possibile. sembra un ottimo allenatore e anche lo staff è preparatissimo, però ci stiamo imparando a conoscere, ripeto qui, sono qua da una settimana e ancora presto per dare i giudizi. Lui ovviamente fa il fatto suo come tutti quanti i componenti del club. Tu l'anno scorso dove stavi? Ho fatto Verona, Verona poi. E poi a gennaio sono andato a San Marino. Che idea ti sei fatto con la squadra? Il gruppo fino a... No, sono tutti bravi ragazzi e anche i più vecchi, cioè si mettono a disposizione e mettono appunto le loro qualità anche a disposizione degli altri per dare comunque un aiuto ai più giovani e i più giovani cercano sempre di mettersi in mostra durante tutti gli allenamenti e credo che questo sia il fatto più importante, che non ci sia una distinzione tra giovani, vecchi, titolari, non. Bisogna essere un gruppo per cercare di arrivare a un obiettivo comune. C'è un nuovo compagno di squadra che ti è saltato particolarmente all'occhio per qualità? Uno anche tu, diamo due bonus. Ti dico la verità, siamo tutti stesso livello. Sì, magari se mi fai una domanda tra un mesetto così ti rispondo, ancora presto, poi ovviamente con la palla facciamo davvero poco, cioè solo il pomeriggio, quindi ci sono molti più lavori di partitelline, oppure la mattina di lavori fisici, aerobici, per cui non so cosa dirti, cioè ci sono nuovi giocatori, ma siamo tutti preparati per affrontare il video. C'è tra voi più di notti, Paghera, compagni di reparto? A me piace molto Fabrizio, Paghera, molto bravo, anche gli altri, ovviamente sono tutti molto bravi. Anche Gaetano, ovviamente con l'esperienza, tutti quanti. Piacciono tutti quanti
sicuramente un bel gruppo. Quindi potrebbe essere almeno il tuo reparto già completo così? Questo non lo so, bisogna chiedere a chi di dovere. Io, però se qua? Se devo dire la mia, sì, siamo sicuramente molto, ripeto, preparati per affrontare al meglio la stagione anche così. Siamo in 28 mi pare, per cui la base è già più che sufficiente. Poi se ovviamente bisogna fare gli innesti, non sta a me dire chi io, comunque. Va bene.